Il punto più forte qual è? Il punto più forte resta quello della memoria. Vedete, c'è una gran voglia di dimenticare. Però, se dovessimo collaborare a questa voglia di dimenticare, commetteremmo un gravissimo errore. Un grande intellettuale di queste parti, lo cito spesso, Claudio Magris, ha detto che la memoria è presidio di libertà e di verità. E secondo me è vero, proprio è una cosa verissima. Tutte queste cose brutte, pansa, nascono da un deficit di memoria. E questa, guardate bene, vedo che un po' di persone che si avvicinano alla mia età qui ci sono, dobbiamo anche assumerle come un nostro errore. Io dico sempre che rispetto ai giovani, che pure sono una parte, certo, sono davvero bravi, davvero generosi, noi abbiamo commesso un errore enorme. Non abbiamo accompagnato la libertà che non abbiamo conquistato noi. Io ho 68 anni, nel 45 se avevo 7 anni, non posso considerarmi responsabile di non aver fatto la resistenza. La libertà e la democrazia l'ho avuta dai miei padri, dai miei fratelli maggiori, dai nonni. E come molti ho pensato di avere concluso i miei doveri trasferendola, cosa che non mi è costata nulla, senza l'impegno della memoria. Abbiamo commesso questo errore grave, al quale dobbiamo porre rimedio. Nonostante questo, io dico, qui non ce ne sono moltissimi, ma è opportuno che ce la diciamo anche tra noi, i giovani sono davvero bravi, qui ce n'è uno, perché riescono a essere generosi e impegnati in una situazione nella quale è cambiato davvero il panorama del mondo. Io faccio spesso questo esempio, insomma, quando ero giovane, quando io avevo la loro età, il panorama del mondo, avevo davanti persone come Kennedy, Khrushchev, Willy Brandt, Olaf Palme, Mao Zedong, che non aveva ancora fatto le nuotatine nel fiume giallo, e Fidel Castro senza il rilascio degli addominali, cioè. I giovani oggi hanno Bush, Putin, Blair, lasciamo perdere quello che avevamo qua, insomma, peggio di tutto, Kim Jong-il, delirio. Cioè, io avevo Berlinguer e Moro, non vorrei essere irrispettoso, ma i giovani oggi hanno Fassino e Casini che comunque non sono la stessa cosa. Parliamo degli industriali, Agnelli e Olivetti, gente che, come dire, lavorava in fabbrica il doppio dei loro operai, questi hanno Tronchetti, Provera e Ricucci. Un grande giornalista, Montanelli, un maestro, Mario Melloni, questi appunto hanno Giampaolo Pansa. Ne aggiungo una cattiva, non vorrei essere offensivo, io avevo Giovanni XXIII, questi, per citare un meraviglioso titolo del manifesto, nel Pastore Tedesco, non è anche lì la stessa cosa. Cioè, non c'è un punto della vita sociale, politica, del paese e del mondo che non abbia fatto verificare un calo preoccupante. Nonostante questo, una parte di questi giovani, al di là del fatto che sia un sogno o un pensiero, riescono a ipotizzare un mondo migliore e a impegnarsi in quella direzione. Allora, cerchiamo di recuperare nei loro confronti anche noi un po' di generosità, nel senso che dobbiamo dargli magari un po' più retta, ecco, e riuscire a
insieme a percorrere una strada che sia di rilancio di una condizione migliore. Lo dobbiamo per garantire la democrazia di questo nostro paese. Senza questo sforzo collettivo, questa ripresa di socialità, questo fatto bello che da questa cosa mi auguro che ne nascano altre, che voi parliate con la gente di quello che vedrete, perché è importante farlo, non per Carlo. Io dico sempre, chiudo qui davvero, che a Carlo basta e avanza il rispetto, la solidarietà e l'affetto delle persone libere e oneste di questo paese, di quelli che non si sono fatti condizionare da una fotografia o dalle frasi ripetute fino alla noia. Ma il problema della memoria e della verità servono al paese, servono a quei giovani che si fanno le rasta, si mettono il piercing, si fanno un tatuaggio, che non sono atti delinquenziali, ma per questa sola cosa sono già visti in un modo che li identifica col nemico. Perché vedete, l'altra cosa da sconfiggere, il bullismo. Adesso abbiamo scoperto che c'è il bullismo nelle scuole, ma perché non c'è un bullismo tra le forze dell'ordine? Non c'è questa gara di alcuni che pensano che il loro modo di servire il paese sia picchiare. Il bullismo dello stadio, il bullismo delle manifestazioni, il bullismo contro Federico Andreotti. Allora, commissione parlamentare d'inchiesta anche per questo. Io ritengo che l'affermazione che alcune persone della destra, e non solo purtroppo, hanno fatto, e cioè che la commissione parlamentare d'inchiesta sarebbe l'apertura di un processo alle forze dell'ordine, la considero una colossale sciocchezza. La commissione parlamentare d'inchiesta serve anche alle forze dell'ordine, cioè alla gran parte delle forze dell'ordine, che io penso e mi auguro che sia davvero così, sono oneste e fanno decorosamente e con dignità il loro lavoro, perché riconoscere la colpevolezza dei delinquenti in divisa che abbiamo visto all'opera a Genova serve a restituire loro la piena dignità. Ma se non fai questo, è immediata la considerazione che allora tutti uguali, tutti delinquenti. Non è così, è sbagliato. Solo ci sono le mele marce, ma fino a che le mele marce le lasci lì col criterio dell'impunità, fai un'operazione sbagliatissima, perché primo rischi che aumentino e secondo danneggi tutti quelli che sono invece in regola con i loro comportamenti. Anche per questo va fatto con assoluta serenità, andare a verificare quello che è successo, capire perché e poi certo mettere chi si è comportato in quel modo in condizione di non nuocere più. Io credo che questo in particolare ai nostri giovani lo dobbiamo. Rendiamoci conto dei rischi che si corrono e da questa presa di coscienza facciamo aumentare ulteriormente la nostra voglia di fare, la nostra capacità di fare. Adesso guardiamo questo filmato, poi tutte le domande, le richieste di approfondimento, gli interventi, le contestazioni sono qui apposta per questo. Grazie ancora a tutti voi.